Ecco, prima abbiamo visto le visite cronologiche di Don Albera nelle varie case del mondo, ma uno dei punti anche forti del suo rettorato fu il fatto che promosse tantissimi congressi, ex allievi, cooperatori, catechisti, persone che in quegli anni avevano un pochino questo spirito del volersi confrontare a livello allargato su grosse tematiche, come anche ad esempio l'oratorio. Questa foto è una delle più belle, poteva essere anche la foto simbolo della mostra. Abbiamo visto Don Bosco a cavallo, ed è il simbolo della mostra, lo abbiamo visto in carrozza e adesso lo vediamo in automobile. Ecco, nel 1911 al congresso internazionale degli ex allievi, un ex allievo che io immagino, non c'è scritto da nessuna parte però, dalla Francia viene per il congresso. Questa effettivamente è una Renault e c'è la possibilità di dire che probabilmente è un ex allievo francese. E la soddisfazione di poter fare un giro con Don Albera penso che fosse grande. Il legame con la Francia era anche sempre molto, molto grande. Ecco, immaginiamo quest'uomo nei primi anni del suo rettorato con quanta gioia abbia potuto incontrare gli ex allievi e i cooperatori. La famiglia salesiana stava diventando fondamentale per la crescita del carisma salesiano e questi congressi rinsaldavano il senso di appartenenza di tutti gli ex allievi e cooperatori all'opera salesiana. Ecco, dobbiamo essere riconoscenti anche a Don Albera per lo sviluppo della famiglia salesiana nel mondo.